Buongiorno Davide, oggi puntata dedicata all'intelligenza artificiale e partiamo da un articolo scritto dalla MIT Technology Review in cui si parla di algoritmi che riescono a capire la razza di un individuo. Naturalmente uso il termine razza per semplicità, sappiamo che esiste una sola razza ed è quella umana, però per capirci stiamo parlando di bianchi, neri o asiatici secondo una definizione data dalle stesse persone oggetto di questa classificazione. Dovete sapere che i dottori non riescono a capire la razza di un individuo, di un paziente, basandosi su documenti medici, cioè tipo raggi X o le risonanze. Se guardano cose come le differenze anatomiche, la densità delle ossa, ecco, non riescono a definire, a stabilire questo parametro. Ma un team di ricercatori ha allenato un modello di deep learning che invece è riuscito in questo compito, solamente analizzando le stesse immagini. E apparentemente gli stessi ricercatori non hanno capito come faccia. E questo è per certi versi preoccupante, perché i dottori e le strutture ospedaliere stesse usano algoritmi per decisioni importanti come l'eleggibilità di un paziente per una chimioterapia oppure per la terapia intensiva. E ora sappiamo che questi algoritmi, insomma, esiste la possibilità che possano oggi o in futuro guardare anche a parametri come razza, etnia, sesso o altre caratteristiche che un occhio umano non rileva. E quindi ancora una volta si pone la questione etica e sociale delle intelligenze artificiali, come tra l'altro vedremo nella seconda news di oggi. La seconda news riguarda invece l'arte, la sfera artistica, perché è successo questo fatto curioso. Jason Allen, che è un artista digitale, ha inviato al concorso d'arte della Colorado State Fair un'opera generata usando Midjourney, che è un algoritmo di generazione di immagini, tipo DALL-E per capirsi, che poi ha upscalato e ha stampato su una tela. Ebbene, Allen ha vinto il primo premio con l'opera Théâtre d'Opéra Spatial. Ovviamente sono subito esplose le discussioni su Twitter, su Reddit e sul Discord di Midjourney, perché naturalmente questo riguarda la natura dell'arte e cosa significhi essere un artista. In alcuni casi, alcuni commenti, alcuni utenti arrivano a postulare proprio la fine di ogni attività artistica umana, che infine saranno destinate a essere sostituite dalle macchine e dalle intelligenze artificiali. Ma il dibattito naturalmente è anche sulla competizione stessa, perché i giudici, a detta loro, non sapevano che l'opera era stata realizzata usando un'intelligenza artificiale. Quindi, che cos'è l'arte? Che cosa sono gli artisti? Ma soprattutto, quando usate Copilot per scrivere righe di codice, siete dei programmatori? Meditate tutti oppure no? Oppure no, e tanto prima o poi la risposta ce la fornirà un algoritmo. In chiusura, intelligenza artificiale usata anche per scovare piscine abusive. È successo in Francia, dove appunto un software, un algoritmo di intelligenza artificiale, analizzando immagini satellitari, ha scovato delle piscine abusive non dichiarate dai proprietari, e quindi è riuscito a recuperare più di 10 milioni di euro di tasse. Tra l'altro l'accuratezza non supera il 70% a quanto pare, quindi si può fare ancora di più, e questo pone altre preoccupazioni, perché i sistemi di intelligenza artificiale saranno a quanto pare sempre più pervasivi anche nella sorveglianza degli stati e dei governi, quindi non solo per oggi, insomma, almeno per scovare delle piscine abusive, domani vedremo. E con questo per oggi è tutto, grazie per aver ascoltato fin qui e ci vediamo domani, ciao!